Siamo a Sassano, dove da ieri è iniziato il ritiro della primavera della Salernitana guidata dal mister Marco Savini. Il ritiro precampionato durerà fino al 20 agosto e darà l'opportunità a tutti i tifosi del Vallo di Diano di venire a seguire le partite della Salernitana. Vediamo quindi le interviste realizzate questa mattina. Ci tengo prima di tutto a ringraziare il sindaco, l'associazione che gestisce gli impianti sportivi e tutta l'amministrazione poi comunale di Sassano che ci ha accolto benissimo, una location ideale per un ritiro precampionato. Naturalmente a me fa enormemente piacere di tornare qui, che è la mia terra nel Vallo di Diano, e quindi è un modo ottimale per preparare una stagione difficile e stimolante. Quest'anno credo sia l'anno più importante del campionato primavera, perché dal prossimo anno c'è una riforma dei campionati dove, in base al ranking di quest'anno, si stilerà una vera e propria serie A della primavera e una serie B per meriti sportivi. Quindi è un campionato difficilissimo, ci troveremo, ancora non sappiamo bene quale girone, se affronteremo il girone C o eventualmente si è paventata anche l'idea di fare il girone B, quindi potremmo addirittura ritrovarci con Milan, Inter, ma allo stesso tempo dove qualsiasi dei tre gironi capitiamo sarà comunque uno stimolo per tutti, per i ragazzi, per la società e credo anche un po' per i giovani, e lo spero anche per il territorio, poi, con l'auspicio che tanti ragazzi del Salernitano e perché no del Vallo di Diano arrivino a disputare un campionato. Noi nel calcio crediamo molto, abbiamo investito molto e continueremo ad investire, perché abbiamo in progetto anche di realizzare la prima città del calcio in Regione Campania. D'altra parte sappiamo bene, abbiamo una tradizione particolare, Beppe Bruscolotti è una delle massime espressioni del calcio tassanese, ma ci sono stati tanti altri interpreti bravi calcisticamente ad un certo livello, quindi c'è una tradizione importante. Il fatto che la Salernitana in questi 10 giorni, dal 10 agosto al 20 agosto, è qui a Sassano, i giovani della Salernitana, cioè i talenti del futuro, cioè coloro i quali guidati tra l'altro da un mister Savini molto molto bravo, da un team manager del territorio, Antonio La Rocca, anche lui di grandi qualità, questo fa ben sperare anche per il Vallo di Diano, a mio avviso. È una bella sfida, perché noi è il modo per mettere in vetrina anche un territorio da un punto di vista sportivo. Noi abbiamo avuto la partenza del Giro d'Italia qui da Sassano, adesso con la Salernitana iniziamo una nuova tradizione, quella dei ritiri estivi, perché io penso che Sassano si presta per tante caratteristiche, anche sia di per quanto riguarda il soggiorno, ma per quanto riguarda anche il clima, l'altitudine e le strutture sportive, si presta benissimo ad ambire ad essere un centro di ritiri per squadre importanti, e questo può essere molto importante per i nostri giovani, perché i giovani devono crescere, ci sono tanti giovani che fanno calcio, lo sport è importante, noi invitiamo sempre i giovani a fare sport, a fare calcio, perché il calcio abitua alle vittorie e abitua anche alle sconfitte, quindi è una grande, una straordinaria palestra, si fa squadra, si fa gruppo, si socializza, quindi noi invitiamo sempre i giovani a partecipare. Il fatto che ci siano, tra l'altro proprio oggi annunceremo anche che ci sarà un ragazzo di Sassano, Giovanni Prisciantelli, che da settembre sarà nelle giovanili della Salernitana, è un altro bel risultato che il territorio del Vallo di Diano raggiunge, e noi siamo anche ottimisti per il futuro, ci auguriamo che anche in futuro ci possano essere dei campioni del nostro Vallo e di Sassano. Quindi veramente un grande benvenuto alla Salernitana, invitiamo tutti i cittadini a partecipare, a venire, gli allenamenti sono aperti a tutti, quindi ci saranno alle 9 del mattino e alle 17 del pomeriggio, quindi è l'occasione anche per vedere il mister Savini come metterà in campo la squadra, e poi ci sarà anche un bellissimo triangolare, il primo trofeo del Cardinale Gruppo, un trofeo prestigioso, importante, perché parteciperanno quest'anno, oltre alla Salernitana chiaramente, il campionato primavera, il Bari e la presenza dell'Avellino, quindi un triangolare di livello, di qualità, dove potremo assistere a un bel calcio. E poi annunciamolo, giusto annunciarlo alle nostre televisioni, che a settembre, o la prima o la seconda settimana di settembre, ci sarà a Sassano l'amichevole della Salernitana della prima squadra, quindi anche questo è un altro bel risultato, un altro grande segnale di attenzione da parte della Salernitana, perché voglio sottolinearlo, questo è il modo di far crescere anche i territori. L'obiettivo è quello di migliorarci tutti, compreso me. Devo dire che ho trovato un gruppo abbastanza importante, ovviamente è da definire, perché ci sono stati già dei ragazzi che hanno iniziato la preparazione con la prima squadra, e questo è motivo di orgoglio anche per la società. Quindi in definitiva contiamo di arrivare agli appuntamenti che contano nelle migliori condizioni possibili. Guarda, noi ci accingiamo a fare un campionato importante e nello stesso tempo anche stimolante, però secondo me l'obiettivo primario è quello di
crescere, perché ritengo ancora che sia un campionato formativo che è all'apice ovviamente, e quindi alla fine se riusciamo a far salire due ragazzi già è un grosso successo. Colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale e nella persona del sindaco, perché abbiamo trovato un ambiente veramente disponibile in tutto e per tutto. Ci hanno messo a disposizione la struttura per poterci allenare in maniera fantastica, direi. E quindi siamo contenti di questo e siamo contenti anche del fatto che, vista la vicinanza con Salerno, tutti quanti, o chi, gli appassionati e tutti i tifosi, saremo ben lieti di attenderli qua, di ospitarli qua, insomma.